Juventus. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video sulla mia skincare attuale. Sto riprovando a riregistrare l'ennesima volta perché il mio microfono non vuole sapere di registrare la mia voce, ma vabbè, dettagli a parte. Questo è un video dove vi faccio la recensione più che altro, dove vi dico che prodotti mi piacciono, quali mi piacciono e perché mi piacciono. Soprattutto quali sono i prodotti che voglio di farvi vedere di più? Allora, cominciamo dai dischetti struccanti. Questi sono i miei dischetti struccanti che utilizzo quasi sempre, che ho preso all'Eurospin. Mi piacciono davvero da matti. Sono 70 dischetti, 70 pezzi di dischetti maxi struccanti, sì, ovali. C'è lato tonificante, lato struccante e lato senza pelucchi, senza che non vi lasciano pelucchi, comunque niente. A parte questo, questi qua mi piacciono, stanno diventando quasi i miei preferiti. Dico perché quasi, perché questi qua li adoro, non si sfaldano, non tolgono pelucchi e altro non saprei cosa dire, perché mi piacciono e basta. Quindi sono anche antistress, perché è la verità, quindi è così e mi piacciono. Quindi ve li consiglio se li trovate all'Eurospin, penso di sì, perché sono buonissimi, sono appunto fior di magnolia e top, ci piacciono. Poi, se non l'avete fatto all'inizio e alla fine, non la state facendo all'inizio o anche alla fine, mettete un pollice in su per supportare, ma anche per supportare a me, se vi fa piacere, se vi interessa, se vi sto simpatico o meno, non lo so. Un bel pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video e aggiornamenti sul mio canale. Ora possiamo cominciare, anche se ho già cominciato un bel pezzo. Comunque, questa è la mia acqua micellare che utilizzo insieme ai miei amati dischetti struccanti. Questa qua è per pelli sensibili, deterge, idrata e strucca, viso, occhi e labbra, senza risciacquo. Questa la conoscete a memoria, è la mia pref. Senza residui, scusate, senza zero residui, sì, innanzitutto dermatologicamente testata, olfatologicamente testata, 100% plastica riciclata, ma questo già l'avrete già visto. E questo appunto è una micellare, tutto in uno. Ovviamente era risciacquo, ma va, perché interessa risciacquarla, ovviamente, perché a volte non risciacquo, ma è sbagliato, va sempre risciacquata, perché questo è un sapone, ragazze. Non c'è bisogno che ve lo dica io, ma è così. Cioè. E niente, ne faccio un po' da questa, un po' da quella, e poi vado tutto il viso a struccarlo pian pianino con delicatezza. Poi passo alla seconda opzione, ovvero latte e detergente. Questo è il mio primato, ovvero L'Oréal Paris Top, fenomenale. 400 formato 400 ml, poi per pelli sensibili e pelli secche. Vabbè, l'ho detto all'incontro, però ci siamo capiti. Rosa, gelsomino, lenitivo. Allora, latte, fiori rari, detergente, strucca e nutre. Quindi top, meraviglioso. Quindi niente, meravigliosa creatura. E niente, e quindi questo è il mio preferito latte detergente. Avevo prima quella alle Roberts, quelle rose della Roberts, ma anche questo non è male per niente, perché faccio due on pump e lo spargo su tutta la faccia e mi tolgo tutta la sporcizia, quello che è, e poi mi risciacquo il tutto. Poi, dopo di questo, se non basta, risciacquo di nuovo, ovviamente, e vado a mettere questa qua. Ce l'avevo, vabbè, c'è la Roche Posay, c'è Yves Rocher, c'è Avène, c'è di tutti i tipi. Se voi vi piace, invece, vi piace, perché non so cosa vi può piacere a voi, ma penso che vi piaccia di tutto, anche la Balea, vabbè. Vichy, io utilizzo Vichy perché mi piace e mi ci trovo bene, e anche perché ha un ottimo profumo, non unge, non fa sudare il viso e non è appiccicosa come tante altre creme.
che ho usato di recente. Molto buona. La Nivea non fa testo perché la Nivea mi fa sudare tantissimo. Comunque questa è già all'inizio e manco sembra che l'ho utilizzata, però dicevo che l'ho utilizzata, vedete quant'è? Ce n'è tanta ancora, perché ce n'è tanta, però la sto utilizzando e vi dico che è un profumo fenomenale. Sa di rosa, ma non è rosa, non so cosa sia. E niente. Allora, qua ce n'è, aspettate un secondo che ve lo dico. 12 mesi di PAO per un 50 ml di prodotto. Vedete? Sì, uscì. Top. Ve la consiglio se ancora non l'avete provata, ma sono sicura che l'avete provata, ragazze mie. E niente, questo era tutto. Ah, sì, non ho finito. Come bagno doccia utilizzo Vidal, che adesso c'è un bagno perché ce l'ho, Vidal, che è all'Argan, oppure il Mantovani, che io ho fatto una testa tanta così per il Mantovani, perché sapete che sono innamorata del Mantovani. Il bagno doccia all'Argan Mantovani, aloe vera, oppure al cocco, di tutto ce n'è, ragazza. A me piace sbizzarrirmi di bagno schiuma, basta che mi ci lavo e mi profumo. Poi, ultimamente in farmacia ho comprato un profumo 15,90 ed è questo qua. Questo qui è stra buono, è un dupe, come ho sentito dire da Fabiana Lizzi. È un dupe del Dior, Miss Dior, se non ho capito male. Sì, comunque questo qua, numero 29, aspettate un secondo, mi guardo. Sì, è il numero 29, 150 ml per un flacone di non lo so quanto. Comunque questo è il flacone, cioè la bottiglietta del Dior Dupe Miss Dior, se non ho capito male come ha detto lì la commessa della farmacia. No, non sono andata in parafarmacia, bensì in farmacia, ragazze. E questo è il mio profumo adorabile, fantastico. Ora non me lo spruzzo perché non voglio troppo consumare perché me l'ho già spruzzato stamattina, dopo essermi fatta la doccia. Quindi anche no, ragazze, a spruzzarmelo adesso. Però vi confermo, vi do la riconferma che è buono. Mi piace, dà ottimi spruzzi. Non spruzza a farci la doccia, però spruzza un buono spruzzo. E niente, ragazze, mi ho preso anche una cosa per i capelli, cioè un olio per capelli del Viv L'Oreal, e perché l'avevo terminato, quindi mi piace, mi ammorbidisce i capelli, me li fa belli luccichi senza stare troppo secchi, perché io adesso sembrano secchi perché li devo rilavare, passare il balsamo della Splendor. Vabbè, quello non c'entra niente, comunque voglio dire un altro momento la mia hair routine, ok? Vi farò un capitolo a parte del mio video della skincare capelli. Ok? Supportatemi con un like, mi raccomando. Commentate, iscrivetevi, attivate la campanella e per non perdere i prossimi video di aggiornamento sul mio canale YouTube. Ciao, presto, un bacio.